Bentrovati amici, consueto appuntamento con l'Indice. Oggi è una giornata molto importante dal punto di vista delle infrastrutture di questo nostro paese e devo dire che per ora non ce la passiamo tanto bene. Però prima di tutto vi ricordo che è in arrivo, come si chiama? Cioè è in arrivo questa perturbazione Artica con tempo abbastanza freddo che dovrebbe scontrarsi con la Sicilia, guardate proprio le immagini, e creare quindi un bel po' di piogge. Ma le piogge, come tutti sanno, servono e quindi a noi in Sicilia ci fa molto piacere. Forse, ecco, piove un po' troppo. Oggi è stata una giornata uggiosa, anzi no, è stata una giornata piovosa, quale uggiosa? È stata una giornata piovosa a Ragusa, ricordate ieri con addirittura la grandine che ha anche causato grossi problemi alle colture, quindi un problema di maltempo, ma che a febbraio ci sta certamente. E a questo punto però cambiamo argomento e parliamo di strutture. E parliamo prima di tutto della questione aeroporto. Oggi c'è stato un incontro, non abbiamo le immagini, non ci siamo andati per dire la verità, non che era vietato, ci mancherebbe altro. C'è stato un incontro voluto dall'aeroporto o meglio dal management dell'aeroporto di Comiso con le varie forze economiche e anche i sindacati della provincia di Ragusa per orare la causa giusta, io dico giusta, dell'aeroporto per ottenere aiuti dai comuni iblei affinché si possa sostenere l'aeroporto. Allora, questa è una cosa assolutamente giusta perché sostenere l'aeroporto è molto importante per un territorio come il nostro perché è una struttura che a questo punto dobbiamo considerare al servizio del turismo. Turismo che però ne ha tanta racina appesa, oggi doveva venire a Ragusa l'onorevole, o meglio, l'assessore Pappalardo. Probabilmente si è preoccupato delle strade brutte e del maltempo e quindi ci ha lasciato in mezzo ad un... Non è venuto, vabbè, ma questo no, non è un problema, non è un problema serio. Allora, l'aeroporto è stato ribadito oggi nell'incontro che serve un aiuto perché se no non si riesce ad uscire dall'impasse, perché per mantenere in vita, se ce la facciamo, l'aeroporto ci vogliono 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro l'anno, ma in questo modo si mantiene così com'è, cioè con i passeggeri che ha ora, 300-400 mila passeggeri, siccome c'è una regola non scritta che per riuscire ad essere autosufficienti bisogna raggiungere il milione di passeggeri, se vogliamo raggiungere il milione di passeggeri bisogna investire almeno un altri 3-4 milioni e alla fine ci finisce un po' come Trapani, che è arrivata a oltre il milione di passeggeri, ma ci vogliono sempre 7-8 milioni l'anno, se no non funziona. Quindi è un po' strana questa realtà. E in questo incontro c'è stato anche una specie di accusa fatta al comune di Ragusa, ma anche a quel famoso tavolo della tassa di soggiorno che non è stata disponibile a il tavolo, diciamo, a votazione, non è stato disponibile a investire una gran parte della tassa di soggiorno per l'aeroporto. Io ribadisco un po' la posizione, io per l'aeroporto mi taglierei anche le vene, insomma, perché voi sapete quanto ci ho lavorato, quanto ho combattuto il primo volo, dal primo giorno, quanto ho fatto affinché si potesse davvero credere a questa struttura. E poi a un certo punto mi sono reso conto che era una strada che non sperciava, perché così serviva solo a mantenere una struttura, un'organizzazione enorme per un paio di voli e alla fine no, non funziona. E quindi questo è uno dei problemi. Noi invece, io dico, secondo me, diamogli i soldi, già la regione li ha stanziati.
però investiamo anche nella possibilità di essere località che attraggono il turismo, che producono turismo, che diventano proprio destinazioni, e a quel punto verrebbe voglia a qualcheduno di venire a volare da noi. La novità di questi giorni è questo volo dell'Air Malta, no? A proposito, abbiamo noi realizzato uno spot per dare anche una mano all'aeroporto con attori locali, e c'è questa simpatica possibilità per chi vuole di andare a Malta per venerdì e domenica, un weekend. Pensate che hanno messo il prezzo del volo a 53 euro andata e ritorno, cioè che vi posso dire, neanche col pullman andate a Catania con questo prezzo. Guarda, ora vedrete proprio il prezzo, 53 euro, ecco, andata e ritorno con il bagaglio a mano per andare a Malta. Ma attenzione, è anche al contrario, perché anche da Malta a Ragusa si può venire per un weekend. Allora, perché non diventiamo attrattivi e cerchiamo di attirare i turisti che vengono da Malta verso di noi? Cioè, noi paghiamo per fare questo volo, ma giustamente i maltesi dicono portateci le persone a Malta, ma noi dobbiamo anche cercare di portarli da Malta qui. Andiamo a spendere 20.000 euro di pubblicità a Malta per dire venite a Ragusa? Non lo so, potrebbe essere un'idea o no, piuttosto che pagare solo il volo, perché se paghiamo il volo e non lo supportiamo con la giusta promozione nel posto, la gente non viene. Ora, noi stiamo facendo questa campagna pubblicitaria che credo sia interessante, non so quante altre emittenti lo stanno facendo, però è l'aiuto che secondo me bisogna dare. Bisogna avere i voli, ma bisogna incentivare il territorio affinché vengano le persone. Faccio un esempio. Qual è il posto dove tutti vanno per la Pasqua? Cioè, dov'è che vogliono andare a vedere la Pasqua? La Pasqua è in Andalusia, no? E allora, ma le manifestazioni che si fanno in Sicilia per la Pasqua hanno ben poco da invidiare a quello che si fa in Andalusia. Ma siamo mai riusciti a diventare attrattivi con le nostre manifestazioni da Enna a Ragusa, alla Madonna Vasavasa e cose del genere? Alla fine cosa fanno? Delle processioni, ma anche noi siamo in grado di farlo. Spendiamo anche qualcosa in questo. Quindi dico, aiutiamo l'aeroporto, ma abbiamo visto che gli stanno dando un po' di soldi, ma investiamo anche nella capacità di attrazione del nostro territorio. Quindi la riunione, alla fine devo dire che questo gruppo CNA, CGL, Compagnia Bella ha, e ne ho parlato ieri, creato non un tavolo, perché non si chiama tavolo, ma si chiama qualcosa del genere, cioè un organismo in cui si discutono gli argomenti e si parla con voce univoca. Questa è una bella cosa, perché è importante che ci sia qualcuno che gestisca le realtà. Non ci sono più le province, non ci sono più la Camera di Commercio, almeno questo gruppo di organizzazioni che dica noi, a noi piace che le cose vadano così. Speriamo che in qualche modo diano un aiuto, ma serve anche un aiuto per un'altra cosa importante, perché ieri c'è stato l'ennesimo incontro per quanto riguarda, novità delle novità, la Siracusa Gela. Cioè, noi facciamo una settimana ci preoccupiamo della Ragusa Catania e una settimana ci preoccupiamo della Siracusa Gela. Oggi è la settimana in cui ci preoccupiamo di tutte e due, va bene? Allora, Siracusa Gela. Siracusa Gela è una situazione paradossale. Cioè, paradossale, perché ora sentirete questa intervista telefonica, perché praticamente è la burocrazia che sta bloccando la Siracusa Gela, perché sono successe cose incredibili. Il concessionario è il CAS, chi dovrebbe lavorare è la Cosige ha la racina appesa e sta
fallendo o sta chiudendo o è in difficoltà e quindi non potendo andare avanti dovremmo rifare tutto di nuovo e perdere quindi altri anni. Io direi che la cosa migliore sarebbe cercare di far andare avanti questa ditta in amministrazione controllata e fargli finire in un anno questo lavoro. Sarebbe la cosa, dandoci i soldi e finisce. Abbiamo raggiunto per telefono Giorgio Bandiera della UIL, che ha partecipato ieri a questo incontro e ci spiega quali potrebbero essere le soluzioni, considerando che per il primo di marzo è stato convocato un tavolo tecnico. Vediamo. Sì, in realtà siamo incontrati le due confederazioni, più le federazioni di categoria. Mi è scaturito che abbiamo deciso di convocare, almeno questa è la richiesta, un tavolo per mercoledì prossimo a Boccallo, dove abbiamo invitato tutti i sindaci interessati, più la deputazione, e noi speriamo l'assessore e addirittura il presidente della regione. Veramente questa situazione ci sta preoccupando perché poi la situazione si è molto complicata, non tanto per quanto riguarda le interferenze, le risorse che erano quasi superate, ma anche perché questo obiettivo ormai con le società la cosa di e quindi come dire, c'è una situazione ormai grande rischio di saltare di saltare di qua sotto. Quindi mercoledì noi speriamo che possiamo fare un punto della situazione, fino alle altre cose sono 30 lavoratori che ancora sono lì, ma che dice non ci sono l'altro di essere vicino. Ecco, quindi mercoledì ci incontriamo, speriamo che qualcuno possa darci risposte, noi abbiamo bisogno della regione ma anche alla sezione di infrastrutture per poter capire come si adatta. Ecco, ma cosa servirebbe Giorgio Bandiera? Cosa servirebbe in verità? Ma in verità certamente c'è un concordato preventivo fatto dalla cosa di me, no? Per cui questo farebbe saltare tutto, quindi si è preventato che il calcio poteva intervenire, volete a bypassare questo concordato preventivo. Quindi la situazione burocratica che non riusciamo come dire, a sbloccare, se non è un intervento autorevole del Presidente della Regione, dell'assessore, quindi della Regione Siciliana sostanzialmente. Questo occorrerebbe fare. Altre cose, perché se ci mettiamo in mano appunto al fallimento delle aziende, delle imprese, quindi di dare di nuovo l'appalto, fino ai passano anni, il territorio come dice l'Italia ormai è centrato, nel senso che l'opera sta andando avanti, quindi come dire, ci abbiamo da Rosolino a Modi, un territorio che ormai non si conosce tutte cose, e quindi resteremo fermi su questa questione. Quindi voglio dire, o tutto assieme cercheremo come ripartito, ovviamente sono veramente problemi seri e potrebbe essere un'altra incompiuta nel nostro territorio. Allora, avete capito qual è la situazione? È un po' particolare, non è una follia perché se la società appunto chiude bisognerà rifare tutto di nuovo e come diceva Giorgio Bandiera il territorio ormai, cioè abbiamo già fatto l'autostrada, la strada è tracciata, è stato sventrato il territorio, ci sono i cavalcavia almeno un bel po', se voi andate sulla Modica Pozzallo si vede dove arriva l'autostrada e si vede già tutta la strada tracciata, allora è fatta, mancano certo, non è rifinita, però è già fatta per un bel po' di strada, perché non facciamo in modo, chiamando tutti a raccolta, che la ditta possa continuare a lavorare con quella finalità, cioè solo la Siracusa-Gela, che sarebbe una bella cosa. Poi dicevo, oggi parliamo anche della Ragusa-Catania, perché? Perché c'è una notizia che ci arriva dai sindaci, no? I sindaci della strada della Ragusa-Catania, che hanno, considerato che giorno 1, 2 anzi, ci sarà, si insedierà questa commissione per poter valutare tutti questi fondi, no? E allora c'è come posso dire, una sensibilizzazione da parte dei sindaci di questo territorio per far sì che non venga scordata la Ragusa-Catania. Ma anche l'onorevole Di Pasquale aveva
già dato la certezza che Renzi si occuperà di questa questione, e in questo momento il governo è del PD, quindi non dovrebbe scapparci questa, forse sarebbe veramente un dramma. Un'altra notizia che arriva proprio ora e riguarda un'altra fonte di sviluppo del territorio, che è il petrolio. Vi ricordate che abbiamo segnalato qualche giorno fa che ci sono serie preoccupazioni per coloro che lavorano nel settore del petrolio, perché non ci sono più investimenti e quindi probabilmente si andranno a perdere posti di lavoro. Dobbiamo dire che il barile, perché è quello che è detta legge, oggi come oggi è attestato a 54 dollari, ora non volete che vi dico le cifre esatte, ma è attestato a 54 dollari, che vuol dire che probabilmente non è sufficientemente costoso per invogliare le ditte a investire e a fare altre ricerche. Questo è un grave danno, perché molte persone che lavorano in questo settore avranno grosse difficoltà per il futuro. Il comune di Scicli ci comunica che ci è stato dato parere negativo per altri lavori a mare, e io su questo ero abbastanza d'accordo. Il Ministero dell'Ambiente ha accolto le osservazioni presentate dall'amministrazione comunale di Scicli contro la perforazione di 8 nuovi pozzi nel canale di Sicilia, nel mare che è di fronte a Scicli. Lo dice Enzo Giannone, l'Edison avrebbe dovuto realizzare 8 pozzi nel campo Vega, a 12 miglia dalla zona SIC, che sarebbe quella di interesse comunitario del fiume Irminio. Ci sono altri 4 pozzi già autorizzati e quindi fare altri 8 pozzi sarebbe stato, a giudizio del comune, troppo impattante. Ed è vero, se avessimo visto 10-12 trivelle all'orizzonte, insomma, sarebbe stato un po' troppo, magari una. Allora, opinione condivisa anche dal Ministero e quindi destinata a fare giurisprudenza. La notizia è stata accolta con orgoglio dal sindaco di Scicli, ma ci mancherebbe altro, perché lo abbiamo già detto, oltretutto il modo di fare ricerca con sparano sottoterra e rompono le faglie e quindi in quel modo si creano anche delle pericolose rotture nella crosta terrestre che poi possono anche causare terremoti. Questa è una cosa assolutamente preoccupante e non va bene. E su questo sono molto contenti naturalmente anche quelli di Lega Ambiente. Ora, Lega Ambiente ha organizzato questo treno verde, no? Poi per dimostrare quello che dicevamo prima, che noi siamo limitrofi, il treno verde si ferma a Siracusa, che può arrivare a Ragusa, perché non è attrezzato, perché magari lì ancora è elettrificato, noi non siamo elettrificati, quindi anche il treno verde si ferma a Siracusa, non riesce ad arrivare a Ragusa, e il treno verde dà indicazioni su quanto si sta investendo nel nostro territorio per arrivare all'utilizzo di energia rinnovabile, cioè quanto riusciamo a produrre di energia con l'eolico, con il sole e così via, con il fotovoltaico e cose del genere. Però la cosa appunto triste è che si arriva fino a lì e da noi non si ci può arrivare. Avremmo voluto vederlo anche noi, ma questo sta a significare che purtroppo questo nostro territorio è un territorio che ha bisogno di investimenti, che ha bisogno di energia, perché sennò va a finire come siamo ora, che abbiamo davvero parecchi problemi per tornare ad essere competitivi. Tra le altre cose dobbiamo anche dire che
c'è un problema sulla questione dei rifiuti, no? Perché anche lì Legambiente ha fatto una battaglia che riguarda la questione della raccolta differenziata, perché per loro il sistema migliore è la raccolta differenziata. Abbiamo visto che ci sono altri sistemi, ma io non voglio entrare in polemiche in questo momento. Però sappiamo anche che per gestire i rifiuti in Sicilia, anche lì siamo in mezzo ad una strada nel modo più preoccupante. Sarebbe quindi giusto a questo punto che si riuscisse in qualche modo a trovare delle soluzioni per cui non andiamo a mandare la spazzatura da un'altra parte. Allora la CGIL dice, la CISL, sistema di gestione dei rifiuti, assordante silenzio del nuovo governo regionale sulle condizioni degli operatori del settore. E perché? Perché giustamente loro sono sindacati, ma serve una governance sulla gestione delle sanzioni per i comuni che non applicano le norme, ma anche e soprattutto dobbiamo capire come devono fare i comuni a liberarsi o comunque a stivare, a mandare in discarica, a mandare da qualche parte la spazzatura, perché il costo per noi è enorme ed è quello che ci stiamo accorgendo. I cittadini ragusani ogni volta che arriva la bolletta dice: mi, guarda, 500 euro e io faccio un sacco di spazzatura al mese. Come da noi, 500 euro facciamo un sacco di spazzatura al mese. È un po' forte, dice, ora pagherete di meno. Non è così, state attenti, non è così assolutamente, perché con questo sistema noi pagheremo molto di più. Detto questo, andiamo all'ultimo argomento di questa prima parte, che è quello relativo ai fatti di Vittoria. I fatti di Vittoria sono abbastanza particolari, perché c'è stato questo cittadino che assolutamente non è giustificabile, come dice Cicciaiello in questa telefonata, ma che, devo dire, secondo Cicciaiello, sono i cittadini che devono essere aiutati. Non si può giustificare nulla, ma devono essere aiutati. E ci spiega perché Cicciaiello. Io penso intanto che io dovrei esprimere la mia condanna per quello che è accaduto e di non individuare nessun alibi rispetto alla contingenza che si è determinata in ordine a quello che è stato fatto. La prima cosa che voglio mettere in evidenza è questa, anche perché mediaticamente si va cercando il pelo per scatenare polemiche. Io credo che avessero la possibilità queste persone di denunciare i furti che avevano subito. Io credo che anche lo stress provocato da situazioni di abbandono delle campagne non possono indurre a farsi giustizia da sé, tra virgolette. In questo caso si è andati ben oltre, e questo viene riconosciuto senza malevolenza, senza riattanza, senza voler giudicare e senza voler anticipare sentenze della magistratura, che è, diciamo, il contesto. E il contesto purtroppo è quello di un territorio vastissimo, antropizzato, con la gente che va in campagna, sono migliaia e migliaia di persone che da Possarno, Allicata, lungo la nostra costa, si riversano dai comuni, dai paesi, dalle città costiere, si riversano verso le campagne per le attività che debbono svolgere in condizioni di insicurezza, assediati da problemi che sono più grandi di loro, la presenza di migliaia di persone nel territorio che non sono, non appartengono organicamente ad un sistema sociale che si compensa di moltissimi immigrati che svolgono comunque un grande lavoro produttivo, vengono da altri mondi, da altri stati, da altri paesi, quindi è una difficoltà a governare
questo tipo di relazioni che si vanno creando. In più i malviventi in più che imperversano nella fascia costiera, una volta si portano via il trattore, una volta si portano via la porta, e quando debbono piantare nelle serre e gente che non ha porto d'armi, o se ha il porto d'armi si porta il fucile dentro la serra, vanno a dormire nelle serre, la vita terribile, inenarrabile, che è stata denunciata. Ora evidentemente la cosa scoppia e non si riesce più ad agguantare, e si è formata questa, si è consolidata questa aspretta, questa durezza dei rapporti sociali, per cui poi il primo che ti capita, che magari ti ha rubato la naspita, ti hanno fatto quello che ti hanno fatto, ti scateni in un modo irrazionale e assurdo che va condannato. Quindi vi è un contesto che chiama in causa lo Stato, gli organici delle forze di polizia, che fanno un lavoro meritorio. Ma la pattuglia, due macchine, una macchina, che cosa può fare lungo la costa quando migliaia di persone lì girano, vi sono interessi, vi sono beni da proteggere? La gente si sente abbandonata, ecco cosa vedo io in quello che sta accadendo. Allora ne ho parlato anche con un amico sindacalista, io come farei in questo momento, che cosa posso proporre? Io proporrei non i tavoli istituzionali freddi, capo chiacchiere eccetera, ma attorno alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali delle imprese, con la partecipazione della prefettura, presieduta dalla prefettura, insomma c'è un grande lavoro da fare di ordine culturale, sociale, politico. E poi sullo sfondo la crisi drammatica dell'economia, la mafia, le agromafie che si stanno divorando tutto e stanno facendo impazzire un territorio, le agromafie. Purtroppo lo Stato non ha ancora ben percepito che un'intera parte della Sicilia che si sono messi in tasca, mettendo in discussione l'esistenza di decine di migliaia di aziende. Le aziende scoppiarono. E questo episodio lo inquadro in questa linea di difficoltà, quindi condanna netta da parte mia, anche perché dobbiamo scoprire gli uomini dietro a tutte queste cose. Ogni lavoratore va rispettato, ogni immigrato va rispettato, ma lo Stato, le autorità non possono intervenire quando la questione scoppia, perché bisogna riuscire con gli strumenti, le politiche, i progetti, a entrare nei territori. E se io vedo un immigrato in una casa senza riscaldamento, senza servizi, che è proibito dalla legge, allora bisogna fare un grande lavoro di risanamento e di recupero, e il mio territorio deve ritornare in se stesso. Questo è un popolo che ha combattuto per i diritti. Mi addolora vedere come degli imprenditori possano pensare di risolvere problemi in questo modo. Io non conosco bene i fatti, ci sono stati anche furti nell'azienda e così via, ma qualunque cosa sia, fai la denuncia, faccia la fotografia, chiama i carabinieri, chiama chi vuoi, chiama lo Stato, chiama la legalità, perché fuori dalla legalità moriamo tutti e la dignità si perde. Questa è Teleiblea. A Ragusa è partita la distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata. Non farti trovare impreparato. Cerca sul sito internet www.bastaunattimo.com il luogo più vicino a te in cui ritirare il materiale. Oppure chiama il numero verde 897 35 33 per maggiori informazioni. Basta un attimo e fai la differenza.
dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo prodotto nei periodi di pascolo con essenze spontanee, dalla lavorazione artigianale della pasta filata, nasce il Ragusano DOP, formaggio tipico con denominazione di origine protetta, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare. Certificato, rintracciabile e garantito, raccomandato dal Consorzio di Tutela, riconosciuto dal MIPAF. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi. Basta, 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 non ne posso più, non ne posso più. Ho bisogno di una vacanza. Scusa, perché non andiamo a Malta? Il modo più semplice, rapido ed economico per raggiungere Malta, volando dal nuovo e funzionale aeroporto di Comiso. Con Air Malta, in pochi minuti, sarai sull'isola dei Cavalieri, famosa per le sue attrazioni turistiche e culturali. Il tuo magico weekend con voli a prezzi imbattibili. Ed il posteggio in aeroporto a Comiso è gratuito. Informazioni e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggi o sul sito airmalta.com. Air Malta, una grande compagnia aerea al servizio dei siciliani. Voi sapete che Aiello non ha peli sulla lingua e dice le cose come stanno. Allora, è chiaro, l'avevo detto anch'io, non c'è dubbio che non si può prendere uno, ammazzarlo a legnate perché è venuto a rubare. È la stessa cosa di quello che magari spara quando gli arriva il ladro ed è. Però bisogna capire una situazione del genere e bisogna intervenire in qualche modo. Bisogna dare forse, come dice Ciaiello, più mezzi alle forze dell'ordine. Abbiamo visto che c'è stata una lamentela proprio nei giorni scorsi. Cioè, se non ci sono le pattuglie, cosa deve fare l'imprenditore che quando arriva il momento importante della semina, della raccolta, si va a coricare nella campagna proprio per fare in modo che nessuno venga a rubargli la zappa o il moto o il trattore. Quindi lì ci vuole più attenzione da parte delle forze dell'ordine, ma il cittadino si deve rivolgere allo Stato, non si può fare giustizia da soli. Questa è la cosa più importante. Interviene anche la CGIL e dice: è giunto il momento che sui rapporti di lavoro che i braccianti intrattengono con tante aziende agricole del nostro territorio si faccia una volta per tutte chiarezza per stanare l'evidente profilo distorsivo che caratterizza le strane forme di mediazione tra domande e offerta perpetratesi nel mercato del lavoro agricolo. E qui però c'è un altro problema, perché le cose si devono dire. Attenzione, non vorrei essere frainteso, ma se costringessimo gli imprenditori agricoli in questo momento, quando c'è quello che ci fa vedere il pomodorino ovetto che e poi arriva quello dall'altra parte dove non costa 2 euro l'ora il lavoro, ma 2 euro al giorno, magari fosse 2 euro l'ora, è capace che sarebbe quasi concorrenziale con noi, no, ma costa 2 euro al giorno, cioè un operaio in Nord Africa costa 2 euro al giorno, da noi il problema è che ci vogliono 30, 40, 50 euro al giorno. Quando si costringerà l'imprenditore, come dice giustamente la CGIL, ad avere rapporti di lavoro precisi, pagati in modo, allora già il nostro mercato è finito, che vi devo dire? Vuol dire che andrà peggio di prima. Questo è uno dei rischi maggiori che bisognerebbe far capire a chi fa politica. Perché oggi è la politica che deve intervenire, soprattutto per quanto riguarda la vicenda dei fondi europei, questi del click day, le ruberie che ci sono state. Una battuta sola. Vi ricordate quello che a Palermo aveva organizzato una cosa per formare non so quanti centinaia di giovani, non so in quale settore, poi in verità
ne formò solo 16 e di questi manco uno ha trovato il lavoro. Bene, questo direttore dirigente è stato condannato a pagare 500.000 euro, che è stato condannato a restituire 500.000 euro alla regione. No? Bene, se arriva, che ti posso dire, l'Agenzia delle Entrate e dice che non hai pagato l'IVA, ti fanno entro 60 giorni, se no ti fanno il sequestro di tutto. Invece a questo signore gli hanno permesso di pagare in 506 rate. Dice, e come doveva fare? Lo capisco, ma 506 rate, quanti sono? 40, quanto sono? Dividetelo per due, sono un numero, sarà 30, 40 anni. No, quindi fino al 2060. Beh, così però è anche abbastanza comodo, sì, pagherà, però se sono rate da 300-400 euro al mese, poi con una maxi rata nel 2080 di 200.000 euro. È proprio fatto, però a noi ci prendono per i fondelli. Dicevo, è la politica che deve intervenire, ormai mancano pochi giorni, la battaglia si sta puntando molto sul fascismo, sul centrodestra, sul centrosinistra, ma in verità noi dovremmo pensare soprattutto al nostro territorio. Abbiamo intervistato il candidato del centrodestra all'uninominale nel collegio di Ragusa, che è il collegio escluso Pozzallo, cosa c'è? Pozzallo, Ispica, che è Monterosso e Giarratana. Bene, Valeria Zorzi, che è molto impegnata nel territorio ibleo, si occupa anche molto di politica, essendo assessore di politica e di agricoltura, essendo assessore al comune di Vittoria. Vediamo l'intervista. Parliamo ancora di elezioni nazionali del 4 di marzo e abbiamo un candidato, anzi una gentile candidata. Con noi, vedete, c'è l'avvocato Valeria Zorzi, che è candidata all'uninominale per il centrodestra, sì, nel collegio di Ragusa. Sì. Gli otto comuni, voi sapete, quindi sono otto comuni, proprio Ragusa il cuore, da Modica a Vittoria, sì, a Ragusa, e eccetera eccetera. Allora, avvocato, iniziamo però dicendo la verità. Lei, insomma, non è che la conosciamo tanto, è arrivato alla sua nomina così, all'improvviso, ma sai, si facevano tanti nomi, poi alla fine è arrivata Valeria Zorzi, quindi credo che anche i ragusani vogliano sapere chi è. Come ci siamo arrivati? No, ma chi è Valeria Zorzi? Allora, innanzitutto io la ringrazio per l'invito, per me è anche abbastanza emozionante essere qui, perché io la seguivo, l'ho sempre seguita da casa, sì, perché sono sempre stata interessata alla politica, ovviamente, quindi adesso ritrovarmi da quest'altra parte sicuramente non è granché, però mi fa piacere veramente. Sì. Allora, io sono, come diceva lei, avvocato, civilista, mi occupo principalmente di diritto di famiglia, ma faccio politica da tanti, tanti anni. Avevo 16 anni quando ho iniziato, è la passione della mia vita. E, adesso da 2 anni ricopro anche il ruolo di consigliere comunale nella giunta di Giovanni Moscato, nell'amministrazione Moscato, e da un mese sono stata nominata assessore a Vittoria allo sviluppo economico, ai servizi demografici e alle pari opportunità. Beh, insomma, un incarico molto importante, sì, lo sviluppo economico a Vittoria. Sì, è impegnativo e soprattutto in questo anche mese le pari opportunità, però voglio dire, sicuramente da noi, però sì, il settore, tra l'altro quello di competenza mia, appunto quello agricolo, il commercio, il turismo, quindi in questo momento particolare di crisi, ora ne parleremo un po', è stato impegnativo. Lei con quale partito è stato eletto? Allora, io sono queste liste civiche, no? Sì, con la lista civica di Selami Lacambi. Io sono consigliere comunale, sì, di Selami Lacambi, a sostegno appunto sostenevamo la candidatura di Giovanni Moscato, la svolta a Vittoria dopo 30 anni di amministrazione di sinistra. Siamo riusciti con questo progetto bellissimo a portare un cambiamento a Vittoria. Ah, questo senza dubbio, dopo tutti questi anni con i sindaci monocolore, della direi sinistra, monocolore, vedere, anche se devo dire però la verità, Vittoria non è mai stata
completamente una città di sinistra, perché io ricordo che nel passato c'erano per esempio due deputati, c'era Aiello da una parte, questo, e la Grua dall'altra. Sì, questo anche dimostra che tutte le campagne elettorali sono diverse, che le amministrative sono diverse dalle politiche, dalle regionali. E questo appunto quello che diceva lei è reale, perché Vittoria ha espresso solitamente per la deputazione appunto esponenti o candidati del centrodestra, però in realtà poi dal punto di vista amministrativo è stata sempre una città rossa di sinistra. Sempre. Cioè, per esempio c'era Ciccio Aiello che faceva il pieno dei tempi delle europee. Sì, e allora, quindi lei è stata nominata... Sono la candidata di Fratelli d'Italia. Quindi per concludere diciamo il percorso, poi voi siete nella coalizione di centrodestra, certo. E quindi lei è con Fratelli d'Italia. Sì, io sono candidata anche, come diceva lei, oltre che all'uninominale nel collegio di Ragusa, e lo ricordiamo per chi ci ascolta, che comprende tutto il territorio della provincia, tranne i comuni di Ispica, Pozzallo, Giarratano e Monterosso. La parte più vicina a Siracusa. Esatto, diciamo. Perché loro infatti sono stati collegati con Avola, Siracusa, e poi sono anche candidata al collegio nel plurinominale al secondo posto nella lista di Fratelli d'Italia, dopo il coordinatore regionale Maglio Messina. Perfetto, quindi un bel impegno. E ora parliamo di che cosa fa ora un deputato. C'è la campagna elettorale, lei dicevamo è assessore al comune di Vittoria, e io ho notato, ecco, queste sono le immagini di martedì, venerdì scorso, l'inaugurazione del comitato elettorale. L'inaugurazione del comitato elettorale, dove c'era naturalmente il sindaco, che mi pare una cosa abbastanza normale. C'era Giovanni Mauro, che è appunto rappresenta Forza Italia, c'era l'onorevole Assenza, Giorgio Assenza, non lo vedevo, ero più magrolino di tutti. È la battuta con Giorgio, siamo molto amici. Allora, stavo dicendo, io ho assistito nella scorsa campagna elettorale ad una manifestazione fatta a Vittoria di un suo amico, certamente, parlo di Andrea Nicosia, no? Che è presidente del Consiglio, e io ho sentito che lì il sindaco diceva una cosa particolare, chiamava i vittoriesi a stringersi intorno al candidato perché Vittoria ha bisogno di un rappresentante. Sì. Cioè Vittoria è messa così, diciamo, ha così tanti problemi? Lei che ci vive dentro, noi siamo lontani, sentiamo parlare, però... Allora, i problemi li ha Vittoria, come credo in realtà tutta la provincia. Io sto girando in questi giorni tutto appunto il collegio, quindi sono stata a Ragusa, a Modica, andrò a Scicli, e in realtà la crisi c'è in tutti i settori e me lo manifestano ovviamente tutti. Vittoria, così come tutto il territorio ragusano, ha bisogno di un esponente alla Camera che sia del territorio, che possa portare veramente le istanze a Montecitorio di questa zona e appunto di questo territorio. Per noi è fondamentale l'appartenenza geografica in queste elezioni, e questo è un messaggio importante che io spero che arrivi veramente agli elettori, perché questa legge elettorale così criticata e sicuramente non è la migliore legge elettorale che potevamo sperare di avere, però comunque ha un merito, che è quello di reintrodurre i collegi. Quindi voi troverete nella scheda i nomi di questi candidati che rappresentano le coalizioni, e quindi comunque il mio nome lì c'è, io ci sto mettendo la faccia. Non si possono scegliere, voglio dire, però ci sono i nomi. Ci siamo, quindi sa chi sta votando, sa chi andrà a rappresentarlo. E quindi questo è fondamentale. C'è chi ha detto, nello specifico l'onorevole Cancellieri, perché in un'intervista telefonica fatta prima di me, proprio all'indomani dell'accettazione mia della candidatura, lui disse che non è importante l'appartenenza geografica nelle elezioni politiche, ed è evidente, infatti loro candidano nel collegio di Ragusa la deputata uscente, l'onorevole Lorefice, che è di Ispica, quindi l'unico comune, che uno dei quattro comuni che non vota, e quindi non si può votare neanche lei sostanzialmente. Certo. Io quindi capisco questa dichiarazione, non la condivido, io invece penso che gli elettori devono
scegliere la persona che possa appunto difendere questo territorio e dare voce a questo territorio che ha bisogno. Quindi il discorso del sindaco di Vittoria in realtà lo faccio anche mio, perché è fondamentale questo collegamento tra la provincia e Roma e la Camera dei Deputati, anche perché mi scusi se la interrompo, credo che rafforzare, avere in questo caso l'amministrazione comunale con il governo della regione e il governo nazionale della stessa area è fondamentale, che si capisce bene che c'è un'interlocuzione molto più semplice, e questo ci aiuterebbe tanto, anche perché rispetto ai sondaggi è quasi certa la vittoria del centrodestra, comunque a livello, almeno l'orientamento è questo. I sondaggi sono per quello sondaggi, che possono sì. Però comunque dice, l'aria che si respira in questo momento... Si dice di non vendere la pelle dell'orso. Sì, sicuramente, però... Io dicevo una cosa molto, molto importante su quello che lei ha appena accennato. Il fatto di poter dire noi che siamo gli elettori, poi quello è il deputato della mia provincia, il deputato del mio territorio. E quando uno gli dice, che so... Passo Scarparo, no? Quello lo deve sapere, esatto, così, perché se viene una che è candidata che è dell'Emilia Romagna, no? C'è a spiegare dov'è Passo Scarparo, esatto, c'è a spiegare dove è Donna Fuga, c'è a spiegare cos'è il mercato di Vittoria, cos'è. E queste sono scelte molto criticabili, ovviamente, quando poi troviamo l'onorevole Boschi candidata qui a Ragusa, è evidente che sono delle forzature. Io l'avevo detto, lei era qui ieri. Sono delle forzature che in realtà allontanano gli elettori dalla politica, quindi poi quando ci chiediamo come mai aumenta il populismo, come mai aumenta la rabbia, perché c'è tanta gente che non vuole andare a votare, questa è una risposta tra le tante, perché i cittadini si rendono conto di questi strani meccanismi, ovviamente rimangono delusi, perché io dico sempre che noi abbiamo un elettorato fidelizzato, perché la gente è di centrodestra o di centrosinistra e quindi segue le dinamiche partitiche, non è vero che non importa niente a nessuno, e quindi soprattutto quando ti rendi conto che un deputato che ha dichiarato se il referendum che io ho sottoscritto, che io ho preparato, non dovesse avere l'approvazione degli italiani, vado a casa, esattamente come il mio Presidente del Consiglio, e poi non solo è premiata e diventa sottosegretario nel governo successivo, ma viene anche candidata in varie zone d'Italia. Esatto. E okay. Quindi questo allontana gli elettori dalla politica. Non parliamo degli altri, però senta, avvocato, che ricordo per chi si fosse messo in questo momento a seguire la nostra emittente, l'avvocato Valeria Zorzi, che è candidata nel centrodestra nel collegio di Ragusa per l'uninominale. Sì. Però a questo punto uno le dice, va bene, diventi deputato, te ne vai a Roma, che cosa fai per questa nostra provincia? Tu che conosci bene i fatti, perché sappiamo che poi alla fine uno su mille, cioè, nel senso che lei è uno su mille, no? Perché ci sono 600 deputati, 300 senatori e uno su mille. Allora, vabbè, cosa si fa? L'impegno è fondamentale anche del singolo. Cosa si è messa in testa da portare avanti, anche se chiaramente non lo possiamo dire in questa intervista. No, però è quello che sto cercando di far conoscere. Beh, noi abbiamo un programma, ovviamente, che è sottoscritto poi insieme alla coalizione. Questo poi devo fare una domanda. Sì. I punti fondamentali per me sono l'agricoltura, quindi la difesa del nostro prodotto, la lotta alle speculazioni. Si è parlato in questi giorni di accordi scellerati che ha fatto l'Italia con altri stati. Questi accordi si possono rivedere, perché non è che possono, si devono anche rivedere, perché hanno danneggiato enormemente la nostra economia, quindi la difesa del prodotto italiano, e poi chiaramente la sicurezza. Questo paese deve gestire l'immigrazione e non può subirla. Noi oggi la stiamo la subendo.
col discorso dell'immigrazione. Senza dubbio, senza dubbio, sicurezza in senso ampio, chiaramente un potenziamento dei mezzi che hanno a disposizione le forze dell'ordine, l'aumento dello stipendi per le forze dell'ordine, questo senza dubbio, la sicurezza in tempo, sicurezza in senso lato, però è evidente il collegamento con questo fenomeno che noi in questo momento stiamo subendo, che porta poi ad una lotta tra poveri, che aumenta il disagio sociale, che poi porta a fenomeni folli come quello di Macerata, perché sono la testimonianza diretta di un problema che ormai non riusciamo più a gestire, perché il finto buonismo, che io non tollero, della sinistra, di certa sinistra, che ha portato a questa accoglienza indiscriminata con braccia aperte e ha fatto business sui centri di accoglienza, perché è un dato di fatto, non questo, lo dico io, senza dubbio. Non lo dico io, quindi è evidente che bisogna porre fine a tutto questo e quindi bisogna regolamentare i flussi, perché non tutti vengono da paesi dove c'è la guerra, non tutti sono rifugiati politici, quasi nessuno. E poi è stato ampiamente dimostrato con vari reportage che comunque non tutti frequentano i corsi di formazione per cui lo Stato dà finanziamenti a palate, che non sempre avviene immediatamente l'espulsione. Non si rischia, come è accaduto anche a Macerata, di essere tacciati, di essere fascisti, nostalgici. No, allora questa è la polemica. Poi Fratelli d'Italia ce l'ha questa è la polemica, io credo, inutile, sterile, fatta da chi non vuole parlare dei fatti, non vuole parlare di programmi e quindi cerca di sempre di ritornare su questo discorso per tergiversare, perché non ha nulla di concreto da dire. E io credo che al contrario, che aumentano i fenomeni xenofobi quando noi creiamo queste situazioni, perché se io faccio entrare 10 immigrati e li integro, come avviene per esempio con gli SPRAR, che sono una risorsa, ci sono a Vittoria ma ci sono in tante altre città d'Italia e funzionano, io creo integrazione e allora reale, e quindi è chiaro che poi si vive in un clima comunque sereno. Se io sono invece non ho più il controllo della situazione e quindi non riesco più a gestire queste persone, disinteressandomi totalmente di come vivono, se poi dormono per strada, se poi si ubriacano perché non niente da fare, perché qualcuno non ha nessuna speranza, non vede nessun obiettivo raggiungibile, è chiaro. Poi, tra l'altro, io credo che lo Stato deve dare l'esempio, deve tornare a dare ordine e regole. Se io parlo di decreti di espulsione, mi riempio la bocca, faccio i comunicati stampa dicendo abbiamo fatto non so quanti decreti di espulsione e poi nel concreto si dimostra che non vengono espulsi, io gli consegno il decreto di espulsione. Benissimo, perfetto. Io do il decreto di espulsione e l'immigrato con questo decreto gira per l'Italia. Da una città all'altra. Ci stava andando via, Ma chi lo, evidentemente, quindi questo decreto di espulsione poi deve essere nella sostanza messo in atto. Espulsione. E quindi la stessa cosa nel nostro programma è previsto anche l'espiazione della pena nel paese di provenienza. Io non posso far esplodere le nostre carceri perché ci sono gli extracomunitari che devono espiare la pena in Italia. Allora non ci vogliono andare, perché qua comunque con tutti i sicuramente se la passano meglio. Senta, un'altra cosa, e andiamo a chiudere, siamo già quasi a 20 minuti. E, se non sbaglio, lei ha mandato anche una lettera proprio oggi che riguarda impossibilità a fare il famoso salto della quaglia. Cioè sì, noi abbiamo firmato. A cambiare partito, questo sono perfettamente d'accordo. Io eleggo la signora Zorzi, l'avvocato Zorzi, perché sta lì. Se domani passa da un'altra parte non mi rappresenta più, quindi a me non piace che lei continui a stare là senza rappresentare. Esatto, questa è una cosa su cui io credevo fermamente. Avete firmato oggi un patto? Noi abbiamo firmato ieri, io sono stata a Roma. Perché tutti i candidati di Fratelli d'Italia hanno sottoscritto questa dichiarazione in cui si impegnano a non fare inciuci, a non fare passaggi, cambi di casacca una volta eletti. Quindi sostanzialmente chi è eletto con un partito rimane coerentemente con il partito. O se ne va, insomma. Io
infatti ho sempre detto questo, perché mi si diceva, vabbè, ma se io non mi ritrovo più poi, benissimo, allora ti dimetti, perché non puoi cambiare, l'elettore ti ha scelto perché tu porti avanti quelle idee, quel programma, quindi non è che poi puoi cambiare. E questa è anche a dimostrazione del fatto che noi abbiamo sottoscritto un programma di coalizione, quindi contrariamente a quello che si legge sulla stampa o si dice, non ci saranno inciuci, e quindi chiaramente se non si raggiunge la maggioranza si ritorna a votare accordi con forze che non hanno sottoscritto il nostro programma. Io sugli inciuci non so dirle, ma sul fatto di che uno deve restare lì per tutto il mandato e se non gli piace se deve andare, era una cosa che dovevamo capire, pensare già, anche già da parecchio tempo. E non sarebbero accaduti tantissimi fatti che purtroppo abbiamo visto quando due o tre cambiano casacca in corso d'opera. Esatto. Allora va bene, mancano meno di, a questo punto sono 12 giorni. Sì, non lo so. Ormai siamo alle battute finali. 12 giorni, quindi ci dice velocemente cosa farà in questi 12 giorni, cos'è il programma, cosa fate, incontri, comizi, si fanno i comizi ancora? Sì, faremo, a Vittoria c'è una tradizione, è la prima cosa che mi chiedono. Piazza del Popolo è il posto del comizio. Sì, è la prima cosa che mi chiedono, devo dire la verità. Allora, non tanto, devo dire. Allora, sicuramente è una campagna elettorale molto fredda, non sentita assolutamente. Vabbè, anche perché onestamente... Perché le politiche un po' sono così, poi la gente credo sia anche stanca, perché questa era, per esempio, per noi è la terza di fila che noi stiamo facendo. E il lavoro anche la quarta. Ah, ecco, perché poi da voi si vota per le amministrative. E, in effetti continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, i porta a porta, giriamo casa per casa. Ne parlavamo prima che iniziasse la trasmissione del gruppo che c'è a Vittoria, è un gruppo molto unito, questo credo che sia arrivato in provincia, a me lo chiedono tutti, mi dicono ma in effetti voi siete una bellissima squadra, sì è vero, siamo un gruppo molto compatto. Sarebbe quindi questa squadra qua dietro? Sarebbe questa, in parte questa squadra qua, e c'è qualche quindi infiltrato, noi là. Ci... Che infiltrati. Sì, però sostanzialmente sì, ci siamo quasi tutti e noi lavoriamo così, quindi giriamo, facciamo incontri, cerchiamo di spiegare il nostro programma, lo faremo in queste due settimane che rimangono, campagna elettorale velocissima praticamente rispetto alle altre, e quindi dobbiamo essere insomma concentrati per far capire qual è il nostro messaggio. Guardi, le dico brevissimamente, noi abbiamo due rivali, tra virgolette, l'astensionismo, perché tantissimi mi dicono che non vogliono andare a votare, è inutile, sono tutti uguali, non è così. Io sto cercando di fare capire che chi rimane a casa per l'ennesima volta consentirà ad altri che scelgano per lui, quindi poi non ha senso lamentarsi, perché in queste elezioni basta un voto per consentire a un candidato sull'altro di vincere. E poi abbiamo la... Certo, sull'uninominale funziona. Sull'uninominale è così. E poi abbiamo la rabbia, la protesta, il voto di protesta. E io ovviamente ogni volta mi confronto su questo, cerco di far capire ai cittadini che la protesta, che non è accompagnata poi da un programma concreto, è fine a se stessa. Protestare o ribellarci contro il sistema perché tutti sono uguali, perché tutti rubano, serve a poco, perché è facile criticare, non è facile amministrare. Glielo dico io che da 2 anni che appunto sono consigliere comunale e ora da 1 mese sostanzialmente in giunta, amministrare è un'altra cosa, è complicato e bisogna dare risposte alla gente, e lo si fa anche collaborando, quindi anche chi dice noi non ci alleiamo con nessuno perché noi siamo duri e puri, gli altri sono tutti disonesti, non porta questo atteggiamento, onestamente non porta a nulla, perché per dare le risposte bisogna dialogare con tutti, bisogna collaborare per arrivare a un compromesso. Io con questa esperienza che ho amministrativa a Vittoria ho imparato, questa è stata la prima lezione che io ho imparato dalla politica, per dare risposte bisogna collaborare, sedersi a un tavolo, ascoltare tutte le proposte e poi arrivare ovviamente a prendere una decisione. Certo, tutti i grandi viaggi iniziano con il primo passo, esatto, sempre così. Esatto. Allora io chiudo, invito l'avvocato Zorzi a tornare magari la prossima settimana per con dirci piacere che cosa ha scoperto in questa settimana di giri, perché sicuramente la gente le dirà però questo, quello, allora ce lo scriviamo e così facciamo una specie di sondaggio
di sondaggio immediato, e quindi la invitiamo per la prossima settimana. Io la ringrazio, avete visto. Grazie questa intervista con l'avvocato Valeria Zorzi, che vi ricordo è candidata nel centrodestra, però poi con Fratelli d'Italia, per essere chiari, nel collegio di Ragusa alle prossime elezioni. Grazie avvocato, andiamo avanti. Grazie, per il giornale. Arrivederci. Questa è Tele Iblea. Dal 28 maggio al 5 giugno 2018 l'Area Tours vi porta in gruppo negli Stati Uniti d'America. La migliore occasione per visitare New York, le cascate del Niagara e le grandi città come Philadelphia e Washington. Volo, trasferimenti, 4 notti e 5 giorni in hotel nel cuore di Manhattan, più un mini tour di 3 notti e 4 giorni nella East Coast. Tutto a 1.690 euro a persona in camera doppia. Leggi il programma dettagliato sulla pagina Facebook Area Tours. Per informazioni e prenotazioni chiama lo 0932 653480. Area Tours, via Risorgimento 4 a Ragusa. Prenotazioni entro il 15 marzo 2018. Per essere vicini ai bisogni delle famiglie e permettere un accesso rapido alle prestazioni sanitarie, è nato a Ragusa l'ambulatorio polispecialistico del Centro Risvegli Ibleo. Attraverso la tessera di sanità sociale per le famiglie, a fronte di un contributo volontario, sarà possibile usufruire di 2 consulenze specialistiche gratuite tra tutte quelle erogate dai medici specialisti dell'ambulatorio. Le successive consulenze e gli accertamenti strumentali saranno erogate sempre a tariffe vantaggiose. Tra le prestazioni offerte dall'ambulatorio, la visita cardiologica, neurologica, ginecologica, chirurgia toracica, angiologica, dermatologica, nutrizionistica ed ecografia. L'ambulatorio utilizza attrezzature di alto livello in grado di fornire ai propri utenti prestazioni di qualità e diagnosi certe con terapie adeguate. Per appuntamenti chiamare lo 0932 191 27 91. Ambulatorio polispecialistico di medicina sociale, via Mariano Rumor 10, Ragusa. Noi con l'Italia. Noi siamo con l'Italia. Siamo con i giovani, le casalinghe, gli anziani. Vogliamo dare voce a chi non ha voce. Difendiamo i nostri valori. Dalla solidarietà all'amore per il prossimo. Tuteliamo il lavoro e il sacrosanto diritto ad una pensione dignitosa. Noi con la libertà, noi con la speranza, noi con il cambiamento, noi con pace e amore, noi con i giovani, noi con l'Italia. Fai un segno con la matita su Noi con l'Italia UDC. Dai voce a chi non ha voce. Questa è Tele Iblea. In bocca al lupo, come si dice in questi casi, e dalla politica nazionale andiamo un po' alla politica locale. In questi giorni si stanno facendo questi giochetti, no? Una parte tira fuori un nome, per esempio Salvo Mallia, che fa simpatia a una parte del centrodestra. Un'altra parte c'è Sonia Migliore, che è già stata in qualche modo, ha avuto l'imprimatur di Armao, quindi dell'area del centrodestra, e questo già è stato fatto. Dall'altra parte qualcuno si è arrabbiato: ah, ma allora se Armao lo ha detto, però quando l'avete detto voi, poi esce fuori Maurizio Dumino senza nessun simbolo, e qualcuno dice che gioca nella squadra di Tringali. Tringali che a questo punto ha una grande fortuna. Può stare alla finestra aspettando che i suoi avversari si scannino. È la posizione migliore. Infatti devo dire che Tringali sta giocando come quello che aspetta che gli altri arrivino in finale. No, lui è già in finale, è messo lì
e aspetta che tutti si ammazzino prima di arrivare a fare la competizione. Questo è veramente un errore drammatico che si sta facendo in questa città. Probabilmente la situazione ormai è sfuggita di mano e quindi bisogna rappezzare questa camera d'aria da dove escono tutti gli spifferi, perché sennò si rischia davvero, credetemi, non sarebbe certo una malattia, se Tringale fa il sindaco non muore nessuno, assolutamente, ci mancherebbe altro. Però dopo aver pianto per 5 anni dicendo quello che hanno combinato i grillini, quello che ha fatto questa amministrazione che fa schifo, poi è chiaro che ritrovarceli di nuovo per altri 5 anni sarebbe un dramma. Perché dico questo? Perché voi sapete che non c'è nulla di peggio dell'odio, no? Post-elettorale. Cioè, se io non riesco, non vengo eletto, non divento il primo, il secondo, la regola d'oro dice che informo i miei elettori, dico, picciotti, atemi nei case, perché nessuno merita niente. No? E quindi cosa accadrebbe in questo modo? Che le varie fazioni, vale per la sinistra, ma vale anche per il centrodestra, quando sono così l'un contro l'altro armate, faranno purtroppo un buco nell'acqua. L'altra cosa importante è che gli uomini leader, dei quali io avevo già chiesto la presenza in alcuni incontri, non devono fare il discorso che quello è un mio amico, non l'ho candidato a nessuna parte, è il momento buono per tirarlo fuori. Qualcuno dice c'è Salvo Malia, Salvo Malia è compagno mio di scuola, non c'è dubbio, frate. Però il fatto è che questa è una realtà della città di Ragusa dove probabilmente ci vuole gente che ci ha lavorato dentro, cioè gente che sa di che cosa stiamo parlando, e può essere Sonia, Calabrese, Maurizio Dumino, gente che ha capito quello che è successo, perché se noi pigliamo qualcuno che viene da fuori tipo Gianni Bocchieri, ma Gianni Bocchieri sarà un genio del lavoro, ma sbattilo al comune di Ragusa, mettilo a combattere con Lumiera, mettilo a combattere con Di Martino, bravo Picciotto, quello della protezione civile, no, con Di Stefano, mettilo a combattere Corino. E questo è, allora meglio che qualcuno, chiunque esso sia, che conosce già qual è questa macchina organizzativa che purtroppo fa acqua da tutte le parti. E a proposito di acqua, abbiamo già detto per esempio che Palazzo Ina bisognerebbe buttarlo a terra, cioè o si ricambia o si butta a terra, si rifà nuovo, non può essere un posto per il tribunale, no, che il tribunale si compri Palazzo Tumino, per dire, se ne vadano tutti là e lasciano piazza, anzi farebbero una cosa buona, Palazzo Tumino non è più di Tumino ed è una banca, quindi, ma almeno farebbero una cosa buona. Se ci sono rotti, i tubi a Palazzo Ina e si è allagato il tribunale, come si dice, ci portiamo l'acqua senza tubi. Cosa vuol dire? Che anche la città deve essere rivista e ripensata. Devono sapere che cosa è accaduto, perché per me lo slogan è rivoluzione, ma rivoluzione vera, deve essere culturale, turistica, sportiva. Dobbiamo fare la rivoluzione perché sappiamo quello che è stato fatto prima e dobbiamo fare tutto al contrario di quello che è stato fatto prima. Detto questo, amici, io vi lascio questo telegiornale di stasera, vi lascio con due cose simpatiche. Una è, ce la racconta Teresa, è un'attività dell'ANFAS per domani, poi ci sarà invece Gianni Papa che ha un ospite in studio e si parla di arte. Grazie, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti.
Gigi Piccitto è del Sara Club 4x4 di Ragusa ed è responsabile di un progetto veramente, diciamo, di un progetto sociale, ma con obiettivi veramente splendidi. Avete coinvolto la l'ANFAS, la, diciamo, questa realtà fantastica di Ragusa, con ragazzi disabilmente uguali, diciamo così, e per questo progetto che ha un nome particolare, Asinel Trophy Diversa Avventura. È una avventura diversa, ma sempre un'avventura. Allora, me ne vuole parlare? Sì, diciamo che ci siamo un pochettino così, abbiamo un po' scopiazzato il tipico logo del Camel Trophy di tanti anni fa, giusto perché noi siamo fuoristradisti e di conseguenza questa era la nostra, diciamo, immagine. Per la verità non è la prima volta che noi organizziamo questo tipo di eventi con l'ANFAS. Diciamo negli altri anni ci siamo preoccupati di venirgli incontro per accompagnarli in situazioni un po' più particolari e abbiamo molto spesso organizzato questa uscita, diciamo, in fuoristrada con loro. Quest'anno, anche perché è un progetto che parte anche da un'altra figlia del Sara Club, che è il FIVE, un'associazione di protezione civile che si è costituita qualche mese fa, abbiamo pensato di fare qualcosa di più in grande, chiedere, diciamo, al comune di Ragusa che ci venisse incontro su alcune spese, e quindi abbiamo fatto praticamente questo Asinel Trophy, che non è altro che una piccola uscita in fuoristrada, perché non possiamo pretendere che i ragazzi facciano cose che facciamo noi fuoristradisti, e quindi abbiamo deciso di coinvolgere sia i piloti, quindi i driver, i ragazzi, i partecipanti e le famiglie o gli assistenti in un, diciamo, in un gioco assolutamente divertente, con delle prove ludiche. Ci sarà una prova selfie al giardino Ibleo, poi all'agriturismo, dove noi andremo, diciamo, a godere anche dei prodotti tipici locali di quella zona. Un itinerario enogastronomico, esatto, ludico, con un pizzico di fuoristrada. E inclusivo, direi, esatto. Anche sì, esatto. Lì faremo poi dei piccoli giochi, diciamo, sempre in tema asinello, quindi tutti legati alla Asinel Trophy, e sperando, ecco, di rendere una giornata piacevole sia ai ragazzi che alle loro famiglie, agli assistenti, che per noi sono, diciamo, un po' un fiore all'occhiello della nostra idea. Allora. Come si svolge la giornata? 24 febbraio, sì, alle 10.30 circa saremo già a Ibla per questa prima prova selfie, poi diciamo il percorso sarà un po' asfalto e con un passaggio del fiume Irminio all'altezza del ponte, di mitico ponte di ferro, per un tragitto, diciamo, insterrato, anche un pochettino impegnativo della Capra d'Oro, che è una zona nostra qua dopodiché diciamo, passando un po' dall'altro lato del versante del fiume Erminio, scenderemo verso l'agriturismo petrolo, non so se lo posso dire, che sono poi l'unico agriturismo che ha questa particolarità di avere gli asinelli. Loro ci hanno garantito, gli faranno fare pure una cavalcata, veramente. Quindi, fantastico, sì, completo come programma. Sì, speriamo, ecco, ripeto, che tutto andrà bene, speriamo che il tempo sarà clemente date le condizioni meteo avverse di adesso. Sì, sì. Allora, poi, un Camel Trophy a tutti, a voi, all'ANFAS. Asinel Trophy, ecco, sottolineiamo però, insomma, l'idea. Speriamo bene che tutto vada per il meglio. Dopo il teatro e il cinema e l'attore che ieri sera che abbiamo avuto Edoardo Sinavo, stasera parliamo di pittura con un presentatore dell'arte, già è una delle presenze abituali a Teleblea, con Amedeo Fusco, il quale è reduce, proprio reduce nel senso letterale, da pochissime, sì, ore, da una splendida iniziativa che, come presidente del Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa, ha tenuto a battesimo, devo dire, con grandissimo successo. Lui stesso mi diceva qualche secondo fa, in questi brevi attimi, un successo superiore alle previsioni degli organizzatori, e ne sono contento, ne sono molto contento per lui, che per omaggio a una pittrice molto molto particolare, di cui lui è uno degli scopritori italiani sicuramente, omaggio a Frida. Sì. Allora Amedeo, ma proprio perché a Frida? Allora, Frida è un personaggio che mi ha colpito da Frida sempre. Frida Kahlo, diciamo. Sì, sì, Frida Kahlo. Ormai però Frida, insomma, Frida, no, è diventata l'icona, e quindi la riconoscono tutti.
mi ha colpito da sempre, da quando io dirigevo il laboratorio di teatro dell'Università La Sapienza con i miei allievi. Abbiamo fatto un recital di poesie e abbiamo inserito anche una poesia di Frida Kahlo. Da lì poi io, che già la conoscevo anche come pittrice naturalmente, c'è stato un legame in qualche modo, no? Io poi ho continuato, ho approfondito insomma questa conoscenza fino a quando 2 anni e mezzo fa ho pensato di organizzare il primo omaggio a Frida. Bene, ma Frida è una, vediamola come pittrice, perché sì, ancora più dentro a quello che è il tuo, sì, ramo, sì, tradizionale di attività. Frida è una pittrice che riesce a riportare nella tela moltissimo di quello che è l'immaginario collettivo del Messico, questo, sì, questo colore sanguigno, questa vivacità, okay, profonda, questo, i deserti, il mare, cioè, e Frida è il Messico sotto certi, sì, profili. Un'appartenenza non per niente, non per niente il Consolato del Messico e l'Istituto Cervantes di Milano hanno tenuto, sì, proprio a seguirlo questo discorso. Sì, sì, abbiamo organizzato insieme, anche con Amexisid, abbiamo organizzato insieme questo evento. Sì, Frida rappresenta la vita, e quindi la sua vita che era in Messico rappresenta quindi ancora l'appartenenza a un territorio, a una cultura, perché, certo, è fondamentale, certo, questo, perché lei è proprio icona della cultura, tant'è vero che il monociglio, insomma, no, il monosopracciglio, quello che lei ad un certo punto si è lasciato crescere, anche i baffetti, cioè, li ha lasciati proprio per marcare ancora di più l'appartenenza a quel popolo, a quel territorio. E questo il Messico difatti ne ha fatto una delle sue icone principi, no? Sì. Uno dei suoi momenti culturali particolari. Allora, sì, in questo omaggio a Frida, però, non credo, io qua vedo il catalogo, è molto ampio, ci sono un mucchio di persone, ma ce n'erano quadri di Frida? Era solo questi sono, in pratica, 69 artisti che hanno partecipato. 69 artisti? 69 artisti provenienti da tutto il mondo. Un mucchio, complimenti. Tanti, tanti, grazie. Che hanno partecipato a questa manifestazione, a questo omaggio, realizzando ognuno una propria opera omaggiando Frida. Quindi, bellissimo, ognuno con il proprio personaggio, ognuno con il proprio linguaggio, e insomma, con il suo modo di leggere, con il modo di leggere Frida e con il modo di interpretarla, poi insomma, no? Cioè, quindi ognuno ha, attraverso il proprio stile, attraverso la propria sintesi, ha omaggiato Frida realizzando un'opera. Perfetto, con la tua antica abitudine di presentatore dell'arte, chi ritieni che sia riuscito a entrare più in sintonia con la vera Frida tra quelli che hai presentato? Ma in realtà è un percorso che ormai è cominciato 2 anni e mezzo fa, insomma, gli stessi artisti che hanno partecipato adesso hanno partecipato già a omaggio a Frida a Roma, nel Palazzo della Cancelleria Vaticana e poi a Bergamo, quindi hanno realizzato... In queste volte, sì, secondo te chi si è... non parlo del più bravo, chi secondo, sì, te è entrato più in sintonia con lo spirito di Frida? Ma io, guardi, in questo momento mi passano davanti un po' tutte le opere, perché io ho fatto anche l'allestimento, ho selezionato le opere, insomma, ho fatto il catalogo, quindi conosco bene tutte le opere, conosco bene tutti gli artisti che hanno partecipato. Allora, una domanda diversa, sì, più gli uomini o più le donne? Allora, Frida è un personaggio che è molto più sentito dalle donne, allora, in generale, molto più sentito dalle donne, però ci sono molti uomini artisti che comunque percepiscono, hanno percepito la sensibilità, ecco, di Frida, insomma. Bellissimo. Però molto, molto di più le donne. Molto in realtà, più le donne. Sì, 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 molto di più le donne, perché comunque rappresenta un'icona di libertà, dell'emancipazione femminile anche, no? Cioè, giustamente, è una donna che ha combattuto, una donna, sì, di coraggio, una donna che ha difeso il suo essere donna innanzitutto sempre come e comunque. Il suo essere persona. 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 Ma anche essere donna, sì, perché, sì, non credo fosse facilissimo. Sì, lo so, però lei da donna... Sì, sì, la donna puntava a essere persona, mai fatto tutto, questo, no? E di fatti io sono d'accordo, puntare innanzitutto una persona, sì. Allora, so che questo Messico ti avrà fra non molto. Ma così, insomma, sembra che con il console ne abbiamo parlato, anzi il console, la console, Marisela Morales ha detto nella presentazione che abbiamo fatto, ha detto che lei sarà felice di cercare di portare insieme a me questa mostra in Messico, e già abbiamo cominciato a lavorarci per trovare, no, da noi si dice in Calabria, dice le cognitture, no? Sì, cioè, quindi ci vogliono diverse situazioni. Beh, cioè, da mettere c'è un problema, insieme, no? C'è un problema, anche perché poi portare tanti quadri in giro, sì, sì, ci sono, sì, dei problemi di tutti i generi, sì, il, sì, profilo anche doganali, che non è una pessima. Vabbè, ma c'è, allora, la possibilità di coinvolgere fare l'ambasciata italiana, fare naturalmente. No? Allora, diciamo un'altra cosa. Di questi 70 di artisti, sì,
Da quale parte del mondo provengo? Allora, la maggior parte naturalmente sono italiani, perché noi operiamo in Italia. Ce ne sono molti Blay. Addirittura. Molti, sì, molti Blay. E poi qualche provengono... nome, scusami, qualche da... nome. Sì, qualche nome, sì, però preferirei non farne non nome, faccio, perché no, sennò diciamo, c'è per un fatto di... Perfetto. Capito, allora, insomma, diciamo, cioè, la maggioranza ovviamente italiana. Sì, italiana, però ce ne sono del Messico, messicano, direttamente dal Messico, poi ce ne sono dalla Grecia, dalla Romania, dalla Svizzera, però questa volta non ha partecipato. Insomma, però uno svizzero però, che si sì, sente vicino a... Però qualcosa. Gli artisti, insomma, diciamo, provengono un po' da tutte le parti. Ecco. Bellissimo. Sì. E allora... Molto pubblico all'inaugurazione, io so che chi la cura, chi l'organizza, a un certo momento sente, come chi presenta un libro, io lo posso dare per quando mi capita di presentare i libri, sente subito se si crea questa corrente, sì, questo scambio, se non si crea, sì, si è creato. Si è creato immediatamente, ma già dalla prima mostra, già dalla prima mostra c'è un fluido particolare, tant'è vero che da quando noi siamo partiti per diciamo omaggiare Frida con la prima volta, il nome di Frida è cresciuto tantissimo in Italia, no? Cioè adesso è un fenomeno ancora più forte di come lo era 2 anni fa, no? Quindi adesso l'icona si è affermata ancora di più, tant'è vero che contemporaneamente alla nostra mostra c'è anche la mostra al MUDEC di Milano con le opere di Frida, e la gente va a vedere, perfetto, la mostra di Frida, delle opere di Frida, e poi vai anche... Scusami, da noi, questa concomitanza è stata casuale, voluta? Non ho voluta, è stata voluta anche dal consolato stesso, anche dal consolato stesso, no, tant'è vero che il consolato cioè, ha fatto un comunicato stampa in cui ha detto che c'è, cioè, da un lato, visto che c'è questa situazione, stiamo organizzando anche... Ovviamente tu la mostra di Frida sei andata a vederla. Certo, io sono andato a vederla, insomma, vabbè, le opere di Frida sono straordinarie, io già avevo avuto modo di vederle a Roma, insomma, e quindi la mostra di Frida ha un'energia, trasmette un'energia attraverso i suoi lavori che vanno al di là della tecnica, per questo è arrivata così lontano, ecco. Eh sì, certo, comunque è sicuramente un personaggio estremamente interessante. Allora, chiudiamo, sì, il discorso di Frida e ripigliamo, sì, in questa parte finale, io ho preso il tempo, ma dovremmo essere attorno ai 9 minuti, roba simile, il discorso del centro di aggregazione culturale. Sì. Io ho avuto l'occasione di venire 2 o 3 volte a qualche, sì, mostra, sì, una tra l'altro, sì, piaciuta molto. Che programmi? So che avete lavorato, avete portato la bella iniziativa, avete fatto quella della scultura davanti all'aeroporto di Como. Di Cimbali, sì, Sergio Cimbali, la scultura di Sergio Cimbali che abbiamo inaugurato, insomma, a dicembre, ed è stato... Credo un che momento sia quella, no? Sì, 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 questa bravissima, qua, la vedi come ci segue la regia? Sì, 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 bellissimo, bravo Lorenzo, sì, molto, sì, bello, ma guarda, sì, sì. Tra l'altro credo che sia davvero un modo di arricchire proprio una zona. Sì, se continui ancora, Lorenzo, si vede un'altra cosa di questa immagine che è bellissima. Al di là della bellezza della scultura, è bello che il territorio, vorrei dire una frase che può sembrare, non sia lasciato solo. Sì, no? Vero, perché vero, l'arte, vero, vero, perché l'arte è un modo di fare compagnia al territorio. Se sì, arte è bella, come in questo, sì, caso, sì, particolare, è ancora di più. È vero, è vero, è vero. Cioè questa, secondo me, diciamo, può diventare l'immagine dell'aeroporto, il simbolo, certo, dell'aeroporto, perché questa ballerina, ecco, questa qua che si vede adesso, con il vento, danza, insomma, eccola. Ah, bellina, guarda, non lo sapevo. Ah, questa è la particolarità, molto, no? Bella, ecco, molto bella. Sì, sì, è stata apprezzata molto dal sindaco, da Silvio Meri, dal presidente, direi, insomma, proprio, della sì, perché è davvero, sì, bella, sì, è molto, sì, sì, veramente. E allora, al di là, okay, di questo, di quest'altra bellissima iniziativa, sì, i programmi centro aggregazione culturale, quali sono? Allora, innanzitutto il giorno dopo che abbiamo inaugurato Frida a Milano, a Brughedio, in provincia di Monza, sì, abbiamo inaugurato... Oggi, una volta era provincia, sì, sì, una volta era di Milano, adesso è Monza Brianza, abbiamo inaugurato un'altra mostra, una collettiva dal titolo Punti di Vista, in una sede che è collegata a noi. A voi, centro... Al centro di aggregazione culturale. Questa sede sta nella Lab Travel, la sede del Lab Travel, ecco, che è un'agenzia di viaggio, fra l'altro, che si è prestata anche a diventare, diciamo, nostro partner, quindi collaboriamo. E lì abbiamo inaugurato quest'altra mostra. E le opere, ecco, le opere sono sempre diverse, legate a Frida? No, questo è un caso, ecco, okay, insomma, questa quindi è una pittura e scultura, roba simile. Pittura e scultura, no, questa era Punti di Vista, ogni artista ha presentato quello che ha voluto, insomma, vedere, ecco. E questo è un'altra cosa, la cosa che avete fatto lì, ma qua, sì, in zona sono previste... Qua il 10 marzo inaugureremo il terzo anno di attività del centro di aggregazione culturale, quindi con esposizioni pittoriche, ma non solo, ci saranno performance musicali, performance teatrali,
finale, insomma, ci sarà qualcuno che reciterà delle poesie, qualcuno che forse ballerà il tango, insomma, cioè, ecco, stiamo creando, diciamo, tre ore di intrattenimento per fare una sorta di open day, sì, in via Mario Leggio 174. Beh, però noi facciamo anche altre cose. Il 2, per esempio, il 2 marzo presenteremo un libro di Filippo Scuderi, poi il 17 marzo, ci tengo a dirla questa cosa, che è una cosa molto importante, in pratica presenteremo in collaborazione con Teleton una mostra delle opere di Mario Amico. Mario Amico è una persona che sta alla Giambattista Odierna, lì al centro risvegli della Giambattista Odierna, già da parecchio tempo, e il suo corpo non si muove per nulla, si muovono solo le dita e gli occhi, e lui è cosciente. È cosciente, sì, limpido, però il suo corpo non risponde. Una cosa bellissima. E lui ha realizzato delle opere. Splendido. E noi stiamo facendo la mostra con queste opere. Complimenti, cioè, molto bello. Quindi abbiamo coinvolto Teleton. Teleton subito ha apprezzato questa cosa. E poi il giorno. Bentrovati amici, consueto appuntamento con l'Indice. Oggi è una giornata molto importante dal punto di vista delle infrastrutture di questo nostro paese, e devo dire che per ora non ce la passiamo tanto bene. Però prima di tutto vi ricordo che è in arrivo, come si chiama, Bulan, cioè è in arrivo questa perturbazione delle Artica con tempo abbastanza freddo, che dovrebbe scontrarsi con la Sicilia, guardate proprio le immagini, e creare quindi un bel po' di piogge. Ma le piogge, come tutti sanno, servono, e quindi a noi in Sicilia ci fa molto piacere. Forse, ecco, piove un po' troppo, oggi è stata una giornata uggiosa, è stata una giornata piovosa, quale uggiosa? È stata una giornata piovosa a Ragusa, ricordate ieri con addirittura la grandine che ha anche causato grossi problemi alle colture, quindi un problema di maltempo, ma che a febbraio ci sta certamente. E a questo punto però cambiamo argomento e parliamo di strutture. E parliamo prima di tutto della questione aeroporto. Oggi c'è stato un incontro, non abbiamo le immagini, non ci siamo andati per dire la verità, non che era vietato, ci mancherebbe altro. C'è stato un incontro voluto dall'aeroporto dal management dell'aeroporto di Comiso con le varie forze economiche e anche i sindacati della provincia di Ragusa per perorare la causa giusta, io dico giusta, dell'aeroporto, per ottenere aiuti dai comuni iblei affinché si possa sostenere l'aeroporto. Allora, questa è una cosa assolutamente giusta, perché sostenere l'aeroporto è molto importante per un territorio come il nostro, perché è una struttura che a questo punto dobbiamo considerare al servizio del turismo. Turismo che però ne ha tanta racina appesa. Oggi doveva venire a Ragusa l'onorevole, o meglio, l'assessore Pappalardo. Probabilmente si è preoccupato delle strade brutte e del maltempo, e quindi ci ha lasciato in mezzo ad un... Non è venuto. Vabbè, ma questo non è un problema, non è un problema serio. Allora, l'aeroporto è stato ribadito oggi nell'incontro che serve un aiuto, perché se no non si riesce ad uscire dall'impasse, perché per mantenere in vita, se ce la facciamo, l'aeroporto ci vogliono 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro l'anno, ma in questo modo si mantiene così com'è, cioè con i passeggeri che ha ora, 300-400 mila passeggeri, siccome c'è una regola, non si...
Questa è Teleiblea. A Ragusa è partita la distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata. Non farti trovare impreparato. Cerca sul sito internet www.bastaunattimo.com il luogo più vicino a te in cui ritirare il materiale. Oppure chiama il numero verde 897 35 33 per maggiori informazioni. Basta un attimo e fai la differenza. Dal 28 maggio al 5 giugno 2018 l'Erea Tours vi porta in gruppo negli Stati Uniti d'America. La migliore occasione per visitare New York, le cascate del Niagara e le grandi città come Philadelphia e Washington. Volo, trasferimenti, 4 notti e 5 giorni in hotel nel cuore di Manhattan, più un mini tour di 3 notti e 4 giorni nella East Coast. Tutto a 1690 euro a persona in camera doppia. Leggi il programma dettagliato sulla pagina Facebook Erea Tours. Per informazioni e prenotazioni chiama lo 09.